scuola popolare di arti di Messina. Questo collegio poi è diventato una scuola fabbrica e nel 1970, o comunque negli anni 70, il complesso è diventato sede dell'Istituto Isabella d'Est e ha conservato l'antica tradizione delle arti, del costume e del design di moda. Farei davvero un applauso a questi ragazzi che ci fanno respirare una particolare atmosfera legata. Sembra quasi vivere in una epoca. Io invito gentilmente questi giovanissimi, dai 16 ai 18 anni, di collocarsi in modo che i presenti possono ammirare anche gli abiti. Grazie a tutti, alla dirigente scolastica, alla professoressa Scala e a tutti i professori che dalle 4 sono qui e hanno dato un grosso contributo. Sono abiti della prima metà del secolo, 600, evidenziano l'opulenza della Spagna che in quel periodo era la più forte e ricca nazione europea. Subito dopo chiedo alla coppia, alle due coppie del 700 di fare un passo in avanti, gli spazi sono un po' ristretti, ci scuserete, e beh, mostrano come il costume via via andava evolvendosi, l'abito femminile dalla linea vaporosa ed ampia va a arricchirsi di piccoli particolari. Ed infine la coppia dell'Ottocento. Per rappresentare questo periodo, detto nuovo rococò, gli abiti realizzati si sono ispirati al film notissimo Il gatto pardo, e l'abito femminile è quello indossato dal personaggio di Angelica nella scena del ballo, confezionato con dei tessuti di pura seta. Guadagniamo. Grazie ragazzi, l'uscita. Grazie per la vostra collaborazione anche agli hostess e gli steward che hanno dato un contributo aiutando le persone a raggiungere la sala. Buonasera a tutti voi, grazie ai docenti. Al suono d'un lieve
sorvegliato da guardie con baionette in canna, in attesa dei processi, che sono velocissimi. Ogni 5 minuti si apre la porta in fondo ed esce qualcuno. Esce Marra, esce Ignazio Ciaia, esce Mario Pagano. Tocca a Cirillo e a lei, insieme. Si vede che dentro devono accelerare. Cirillo Domenico, nato a Grumo Nevano l'11 aprile 1739, medico chirurgo, ordinario di anatomia alla Regia Università Federico II, eccetera, eccetera, scrittore, presidente della commissione legislativa della cosiddetta Repubblica di Napoli, la Repubblica della Schifezza. Complimenti. Siete tutto questo. Che grabuma. E mo in faccia a me chi sei? In faccia a te, risponde Cirillo. Io sono un uomo, tu un servo. Vattene, va, schifoso, presuntuoso, fatenta, omenienta. Pena di morte! Rendere la rivoluzione amabile per farla amare. Renderla utile al popolo, per far godere questa classe rispettabile delle dolcezze di un governo libero. La libertà consiste in ciò, che ogni cittadino possa fare ciò che non gli è vietato dalla legge e non nuoccia ad un altro. I primi anelli della catena sociale devono stringere fra tutti i figli i legami della unione, della fraternità. Ecco gli sforzi costanti della nostra Giacobina Repubblica. E voi? Voi avete scritto libri, avete scritto giornali, giornali pieni di schifezze. Via davanti a me! Avete, mi disgustate, pena di morte! Forse un giorno gioverà ricordare tutto questo. Come triste come amare, sta saltata a guardare tutte cose, tutte parole che niente vogliono fare. Si immagina già intanto questo poco di libertà, casa terra, casa gente. Terra mia, com'è bella la guardà, terra mia, com'è bella la pensa. Oh, mare non canta, oh, ma che, pensavo sulla te, Napoli mia. La damo a gente, dice te, ma dice che non si che le nota, ma dice che l'amore non ci sta, dice che non sai chiedere e non sai più cantare, dice che sa nascondere. Sole sta città, tutti vogliono in acqua, non sanno che ho pazzia, ma se non canta tu, dimmi chi canta più, la gente dice tanto si cagnata, cose antico non c'è sta, l'armonia una volta se ne chiuda, a chi ama nella comorra sta città, ma io sono figlia a te.
sai più cantare, pur si sa nascondere.